La paura del coronavirus blocca anche la vendita dei fiori. Il settore della floricoltura è quello che risente di più dell'emergenza sanitaria accompagnata dalla psicosi. In Versilia migliaia di esemplari di tulipani, ranuncoli, piante in vaso rischiano di essere invenduti con un danno incalcolabile fino ad oggi per un settore che conta 200 aziende specializzate e 2.000 addetti tra diretti e indiretti per un fatturato complessivo di circa 150 milioni. Tra produzione e trasformazione. Lo stato di ansia che si lega alla diffusione del coronavirus anche nel nostro paese ha bloccato intere commesse di fiori destinati al nord, nelle serre e nelle aziende. Oltretutto, l'andamento meteorologico anomalo e le temperature miti di queste settimane hanno fatto sbocciare prima molte fioriture che sono già pronte per la vendita. Da qui l'allarme di Coldiretti di questo passo con un altro mese folle come quello che stiamo vivendo, spiega il presidente Andrea Elmi, le aziende non saranno in grado di mantenere gli impegni con il fisco, con i comuni, con i lavoratori. Da questa considerazione nasce un'iniziativa prevista per il 3 marzo, proprio di Coldiretti, che invita i cittadini ad acquistare i fiori e fa un appello alle istituzioni, dal governo ai comuni, per sostenere le imprese con misure speciali e iniziative per promuovere il negozio di vicinato e i mercati degli agricoltori. All'appello si aggiunge CNA, che a sostegno delle imprese chiede per tutta Italia e non solo per le zone rosse la sospensione di imposte e tributi e dei pagamenti delle utenze. La preoccupazione si diffonde anche tra le imprese turistiche della provincia. Anche Confindustria Toscana Nord chiede allo Stato e alla Regione un sostegno immediato.